Prosegue la polemica sui nuovi T-RED installati in città. L'ordinanza emessa dal comune di Pescara, per cui si attende solo il via libera, renderà operativo il sistema di controllo elettronico per il rilevamento automatico del passaggio al semaforo con rosso. I nuovi impianti sono installati in piazza Duca d'Aosta, via Conte di Ruvo con via Gabriele D'Annunzio e di piazzale Le Laudi e via Le Primovere. L'entrata in funzione è stata giustificata dall'amministrazione comunale col bisogno di tutelare la sicurezza degli automobilisti. Un sistema, quello adottato, che non ha trovato però l'appoggio dell'opposizione ed in particolare del Partito Democratico. Noi chiediamo che siano installati dei countdown, cioè dei contasecondi che permettono al cittadino di conoscere con certezza i tempi di durata delle tre fasi del semaforo, in maniera tale che si sappia, si possa capire quanto durerà il verde, quanto il giallo, quanto il rosso, in maniera tale che si eviti, come alle volte per il timore di dover prendere la sanzione, che ci sia quello che può inchiodare, quello che magari paradossalmente possa accelerare, quello che insomma problemi ai mezzi pubblici. Invece con l'assoluta trasparenza, con la consapevolezza dei tempi di durata, la circolazione stradale, se l'obiettivo è quello della sicurezza, può essere più efficacemente garantita. Chiediamo inoltre che, siccome la norma prevede che questi impianti debbano essere disposti dove c'è un più alto tasso di incidentalità stradale, che sia questa cosa sia motivata, che qui si faccia una verifica puntuale e costante su questo, rivalutando il bisogno e la necessità di avere in certi punti e non in altri questo tipo di impianti, dandone ovviamente adeguata comunicazione, e infine di garantire un elemento fondamentale, cioè l'assoluta manutenzione della segnaletica orizzontale. Le fasce di arresto devono essere nitide, sempre ben visibili, e anche questo deve essere assolutamente garantito. Le proposte saranno presentate come ordine del giorno nel Consiglio Comunale in programma per la giornata di domani 26 ottobre. Se non ci sarà una presa in considerazione della richiesta, l'installazione dei T-RED, così come fu per gli autovelox, continuano i consiglieri Dem, servirà solo per fare cassa. Sono 3 anni che facciamo prove di ascolto, tendenzialmente speriamo che l'ascolto questa volta possa funzionare.